Eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati come tutti i sabati con gli orologi di Marengo. Anche oggi abbiamo una rassegna interessante, ci sono diversi Rolex. A proposito, dov'è quello quello con cui abbiamo fatto il croma? Dove l'abbiamo messo? Sparito. Ci siamo persi un orologio? No, è qua, è qua. Dicevo, scusate, dicevo, appunto, abbiamo anche davvero diversi Rolex interessanti che poi faremo vedere verso la fine della trasmissione, così come è di consueto. E per il resto, alcune novità ci sono interessanti, valgono sempre le solite regole. Se vedete qualcosa che vi può interessare, chiamate il 345-8249-357, è a vostra disposizione. Potete mandare foto con orologi da eventualmente proporre in permuta, e se avete orologi da mettere in conto vendita, da vendere, questo è il posto giusto, eh? E quindi colloquiate, fatevi sentire, che a noi fa solo che piacere, perché poi alla fine, io ho sempre detto, mi piacciono gli orologi, ma ancora di più mi piace il contatto umano. Quindi insomma, quando poi ci si parla fra persone che condividono la stessa passione, fa sempre piacere. Detto questo, salutiamo la regia, che oggi di nuovo gran capo è Roberto, e salutiamo la nostra studentessa Sara dai guanti bianchi, che anche oggi ci dà una mano. Partiamo, dai, i primi 4-5 orologi sono i classici orologi, più segnatempo che orologi, da mettere così, di indossare ora in estate in maniera spensierata, al mare, a montagna, ai laghi, dove si vuole, no? E quindi insomma senza problemi. E questo è il primo che vi faccio vedere, che è un cronografo della Breitling al quarzo, 200 euro ve lo lascio. Sono comunque orologi che hanno dei prezzi di listino abbastanza importanti, imponente. Qui la cassa, che è un 44 mm, 42 sarà via, che poi è un po' una via di mezzo tra il tonneau e la cassa circolare. Il classico cinturino caucciù sagomato integrato, che così finalizza questo braille quarzo, quarzo, però sono orologi robusti. Ripeto, la cifra non è importante, 200 euro la richiesta, mi pare ci sia anche il collo di scatto garanzia, ma sono comunque ben realizzati, fatti bene. Il movimento è un quarzo, movimento quarzo. Ritirami questo, un altro orologio che secondo me comunque comincia ad avere un certo interesse, è un 36 mm, quindi va bene sia da uomo che da donna, è un rotary, e questo tra l'altro è un subacqueo meccanico, con movimento meccanico a ricarica automatica, e qui la richiesta mi pare che fosse intorno alle 5,80. Orologio che ha un listino abbastanza importante, Legacy, un bel quadrante con sfumature, diciamo, blu soleil, indici applicati, luminescenti, lancette a bastone, insomma è fatto bene. La lunetta è girevole unidirezionale, si nota il richiamo estetico comunque al Submariner, no, che non guasta. È un acciaio robusto, unisex, è un impermeabile a 100 metri, quindi anche questo da indossare in chiave così, spensierata, no? Spensierata. È nuovo, l'orologio è nuovo, vedete bene il bracciale, con queste maglie a doppia finitura, o meglio, maglie a sviluppo orizzontale satinate, poi con questi raccordi verticali invece a finitura lucida. Mi pare abbia il fondello trasparente o no? Sì, ecco, questa è un'altra chicca. Fondello trasparente che lascia così intravedere il movimento, che credo che sia un ETA, deve essere un derivato o un ETA o un un sellita probabilmente. Questi sono i movimenti automatici che in genere si montano oggigiorno. Ritiralo. Ecco, un altro orologio sempre su questo così genere è il Glissin. Qui avevamo chiesto 380 euro, che confermiamo. Qui questo è un sovradimensionato, perché è quasi un 48 mm, richiamo estetico agli orologi militari, di cui la Glissin un po' si ispira, a cui la Glissin si ispira, e qui la leggibilità è la parola d'ordine, no? Vedete questo quadrante nero con grafica bianca, queste cifre ai quarti molto evidenti, e luminescenti sono anche le sfere. È in acciaio, la cassa automatico, anche questo mi pare abbia il particolare del fondello trasparente, che lascia intravedere il movimento, no? Vedete la massa oscillante.
E tra l'altro il bilanciere che sta già funzionando, sta già oscillando, quindi queste sono un po' le caratteristiche di tutti i movimenti meccanici a ricarica automatica, no? Bilanciere, massa oscillante, poi tutta una serie di ingranaggi. Si dice che l'orologio è praticamente una macchina costituita da una serie di ingranaggi che contano le oscillazioni del bilanciere, no? Questo è l'orologio. In pratica, ritiramelo questo, poi questo, qui cominciamo a salire di tono. Qui la richiesta, infatti, era 1200, un Raftec 45 mm. Anche qua la dimensione, quindi davvero un sovra, un sovradimensionato. Versione crono con pulsanti e corona. Rifiniti PVD, cassa in bronzo, moneta girevole direzionale, 1200 qui la richiesta. Questo è un orologio che ha un listino di sopra più di 2000 euro. Produzione tedesca, teutonica, quindi un orologio che fa della sua robustezza, affidabilità, potenza, le caratteristiche principali. Vedete il fondello comunque. Realizzato in acciaio. Il movimento è un Wagyu 7750, versione cronografo, automatico naturalmente, automatico naturalmente. E qui, insomma, per chi volesse un orologio in chiave vacanziera un po' più prestigioso, importante, soprattutto che dia maggiori garanzie di tenuta, questo può andare bene. Ricordiamo che tra l'altro è un impermeabile a 100 metri, quindi un orologio che possiamo, con cui possiamo anche fare il bagno. Ritirami anche questo era il Sigurd, no? Il Sigurd che avevamo già visto la scorsa settimana, orologio che proponiamo mi pare a 1200. Come? No, il cinturino era sempre in caucciù. Qui il diametro è 44, qui c'è un richiamo estetico, sicuramente ai Rolex, con questo quadrante pallettoni, dove anziché la corona a 5 punte abbiamo questo tridente a ore 12. E beh, qui insomma si cerca sempre a mio avviso, perché poi questi sono orologi prodotti da atelier di assemblaggio, no? Chi sono gli atelier di assemblaggio? Sono coloro i quali decidono di produrre una serie di orologi, no? Producono dei quadranti, realizzano dei modelli, no? Con i nomi, eccetera, poi fanno produrre casse, in questo caso per esempio c'è la finitura PVD, cinturini, eccetera, insomma lo progettano, poi lo assemblano, l'orologio lo assemblano. Il disegno spesso richiama l'estetica dei grandi orologi, no? E qui ci siamo, qui l'estetica è chiaramente riferita a Rolex, senz'altro, a parte il cinturino caucciù che insomma stacca un po' dall'estetica Rolex, anche se Rolex qualcosa ha di cinturino in caucciù. Però attenzione, perché questo mi pare sia oltre 100 metri come impermeabilità garantita, ed è un orologio che garantisce un'ottima robustezza, no? Poi preciso, perché il movimento è netto, automatico, insomma, sono orologi, ripeto, 1200 la richiesta, scatola garanzia è praticamente nuovo e mi pare venga proposto intorno ai 2100, come 2050 come prezzo di listino. Quindi sono orologi che hanno un certo valore, che deriva ovviamente dalla qualità di materiali utilizzati, caratteristiche date, no? Eccetera. Ritiriamolo, questa è un'occasione, sono quei nuovi che hanno il prezzo da usato, ma in realtà l'orologio è nuovo, sta stato indossato 10 volte. Questo qui invece andiamo nel vintage, nell'orologio, altra nicchia di mercato frequentata da appassionati che insomma fanno dell'orologio un po' un culto, ecco, e questa è una bella cosa, tra l'altro. Gli appassionati, ricordatevi anche signore e mogli, lasciate l'orologio come passione per i vostri mariti, che è una passione redditizia intanto, no? Perché comunque tu compri un orologio oggi e domani lo puoi sempre rivendere e 99 su 100 lo rivendi a più di quanto tu l'abbia pagato, no? È innocua, è innocua. Ci sono passioni più pericolose per i mariti, quindi quando i vostri mariti hanno la passione per gli orologi, la musica e lo sport, lasciateli fare, date retta. E qui la richiesta mi pare fosse 1800, è un Cuervo e Sobrinos, che è un orologio degli anni 60, che richiama invece esteticamente le casse degli anni 30. Non escludo che qui
ci sia stato un retaggio, cioè un ripescaggio di una vecchia cassa anni 30, e così negli anni 60 poi hanno montato un movimento cronografico. Adesso credo sia tra l'altro ruota colonne, adesso non mi ricordo che tipo di movimento monta questo, ma credo buono, perché poi quello del sobrino era un nome altisonante. E con, vedete, i pulsanti a pompa, quindi qui c'è un po' questo contrasto, abbiamo la cassa degli anni 20-30 e i pulsanti a pompa invece degli anni 60. Ritiramelo anche questo, io cerco di correre, anche perché magari questi sono logiche che abbiamo già visto. Questo è il nuovo Tudor 34 mm, qui eravamo scesi a 2005 come richiesta, la confermiamo, c'è il corredo, scatola garanzia. Guarda un po' se ci è segnata un anno, perché poi qua ci sono anche poche cose da dire. Il movimento è Uneta, Tudor, l'anno non c'è, non c'è. Vabbè, no, no, 11 no, è impossibile che sia il 2011. No, credo comunque sia un 14, cioè abbastanza recente, questo orologio è abbastanza recente. Fa parte della linea classica di Tudor, Prince Date, che comunque comprendeva anche i cronografi, no? Prince Date. E no, orologio gradevole, 34 mm il diametro, automatico, zaffiro il vetro, rimessa rapida del dattario, in questo caso quadrante bianco smalto con gli indici applicati, romani radiali. Quindi lo conosciamo. Fai vedere che praticamente è nuovo, quindi facciamo vedere bene il bracciale. Il bracciale, vedete che non ha segni, poi spesso voi mi chiedete poi delle ulteriori foto che mando, sicuramente volentieri se avete bisogno, però già almeno da queste riprese io più o meno sono un'idea, ce la possiamo fare, no? Dello stato di conservazione del bracciale. Non ha praticamente un segno. Quindi questo è un orologio che io lo propongo come nuovo, ma in realtà è simile, come usato, ma in realtà è come nuovo. Ritiramelo, grazie. Questo è un altro padellone interessantissimo per gli appassionati di orologi di un tempo, vecchi, è un cima, tanti di voi non conoscono questi nomi, invece sono nomi molto prestigiosi nell'ambito della orologeria mondiale. La cima era una fabbrica, o meglio, era la Tavannes, la Tavannes. Che commercializzava alcuni suoi orologi appunto con il marchio Cima, e faceva, diciamo che erano i top di gamma inizio Novecento, erano davvero. Poi per quanto riguarda gli orologi da polso, tenete presente che fino agli anni 30 gli orologi da tasca erano più venduti che gli orologi da polso, mentre per esempio mi pare nel 1932 è stato l'anno in cui il numero degli orologi da polso ha superato venduti e ha superato il numero degli orologi da tasca venduti. Quindi queste erano fabbriche comunque che hanno innovato parecchio, no? Creduto e investito nell'orologio da polso. Qui la richiesta è 1200, 1200 ci stanno, però attenzione che è un 38 mm, quindi un oversize, bel padellone in oro, cassa oro degli anni 40, direi che siamo qui negli anni 40. Tra l'altro, lo ricordo sempre, questi oversize di quel periodo da polso sono molto rari. Sono molto rari per i motivi cui ricordiamo sempre, che ricordiamo sempre, i motivi erano di gusto, di gusto estetico, che non erano graditi gli orologi grandi da polso, li volevano piccoli, no? Perché gli orologi grandi c'erano già quelli da tasca, quindi l'orologio da polso doveva differenziarsi, porsi, diciamo, agli antipodi esteticamente dell'orologio da tasca, quindi li volevano piccoli. In alcuni casi, però, per esigenze di leggibilità, si cedeva all'esigenza e si producevano pezzi grandi, come in questo caso, che oggi invece sono assolutamente stati rivalutati. Un caricamanuale, questo è un caricamanuale con il quadrante suo originale, un fascino veramente, insomma, a me piacciono tanto questi orologi. Ritiriamolo. Questo è un Hamilton Khaki, è quello, il classico khaki però attenzione, hanno fatto la versione un po' più grandotta, perché questo è un 38
28 mm, quindi insomma abbastanza grandotta, è sempre un carica manuale, credo. Adesso vediamo, il listino è 4,90, adesso vediamo un po' che sconto vi posso fare, il listino è 4,90. Questi, gli Hamilton tra l'altro sono orologi che hanno un grandissimo valore di qualità-prezzo, rapporto qualità-prezzo. Sono orologi che hanno dei listini piuttosto bassi, come in questo caso 4,90, ma in realtà vetro zaffiro, movimento ETA, un quadrante eccezionalmente realizzato, leggibilissimo, eccetera. Poi tra l'altro l'Hamilton Cecchi è un orologio che è stato reso famoso proprio dalla guerra del Vietnam, no? Questi erano gli orologi che venivano dati ai soldati in Vietnam. E qua che facciamo come sconto? Fa un po' vedere qua il cartellino, se riusciamo a fare. Qui non ne fanno tanto di sconto. Vabbè, 3,90, dai, 3,90 lo diamo. 4,90 costa di listino, è nuovo, scatola garanzia. 3,90 lo diamo. Vedete, equipaggiato con il cinturino NATO, classico cinturino di estrazione militare, così come l'orologio. Questa è una rievocazione, questo modello del leggendario Khaki che veniva dato ai soldati in Vietnam negli anni 70 e 60, veramente, perché poi la guerra del Vietnam è finita, mi pare 74-75, si è sviluppata lungo tutti gli anni 60. Cosa volevo dire in particolare di questo? La cassa che è in acciaio, vedete, con questa finitura satinata. All'epoca non esistevano le finiture PVD, no? Quindi per rendere l'orologio meno visibile, mimetizzabile, renderlo mimetizzabile, si ricorreva a questa satinatura della cassa, che la rende non riflettente, ancorché in acciaio, non, se l'acciaio è lucido, riflette parecchio la luce, quindi può tradire la posizione di chi lo indossa, cosa che ovviamente in campo militare non si vuole, perché l'orologio deve essere mimetizzabile, il soldato non deve essere visto. Tu l'hai fatto militare, Sara? No, no, non l'hai fatto. Però guarda, ti insegnano tante cose in militare, sai? Difatti adesso che non le fate più voi, secondo me tu l'hai fatto, Robin, eh? No, nemmeno tu. Sono stato l'unico a fare militare io, vabbè. E mi ricordo che, per esempio, no? Quando eri di guardia, quelli che fumavano dicevano: non fumate mai di guardia. E uno diceva: ma perché no? Ma perché non devo fumare? Perché quando tu tiri al buio, tiri il tiro di sigaretta, la sigaretta si illumina, se c'è un cecchino che vuol colpire la guardia, spara su quella lampadina che si vede accendere e ti becca nella testa, capito? Quindi il soldato deve essere sempre mimetizzato, nascosto. Ritiriamolo, ritiriamolo. Per fortuna che noi queste cose poi alla fine non le abbiamo per adesso imparate, dovute imparare per adesso, poi vedremo se mai dovremo impararle. E qui 3002, lo ricordo, questo davvero elegante, raffinato, affascinante reverso Lady in oro. Un orologio che tra l'altro ha se andiamo a cercarlo in oro è impegnativo, sono orologi che hanno listini di 13-14 mila euro, in oro. Adesso vabbè, ok, li fanno più grandi, non esiste più la linea Lady, eccetera. Però ecco, 3002 secondo me è un orologio che avrebbe già dovuto essere stato, dovrebbe essere stato già venduto, ma si vede che ancora non ha incontrato il padrone. Ma prima o poi lo troverà, anzi la padrona, perché questo è un orologio che assolutamente va bene da donna. Reverso Lady oro, carica manuale con quadrante a grafica cifre arabe verticali, e la pista dei secondi, che non è come di solito troviamo in questi modelli periferica, no? Che segue il perimetro rettangolare della cassa, ma è circolare, però sempre a chemin de fer, sempre a chemin de fer. Ce la fai a far vedere che cos'è? Un reverso, prova a spingere. No, spingi la cassa non dove c'è la corona, dall'altra parte, brava, lì spingi forte, non ti preoccupare. Ecco, vedete che l'orologio può essere ribaltato, la cassa può essere ribaltata. Il nome reverso deriva appunto dal latino reversare, e quindi il vetro protetto. Oggi non ha tanto senso questa operazione, ma un tempo, quando i vetri erano
di vetro e fragili, era molto importante poter proteggere il vetro, e per questo che nasce questo orologio, no? Il motivo per cui nasce questo orologio è proprio questo. Ritiralo, che nasce tra l'altro nel 1931, il brevetto è del 1931-32, 32, 32. Poi c'è tutta una storia dietro questo orologio interessantissimo. Qui avevamo chiesto 1200, 38 mm anche qua come diametro, e il cronografo dedicato alle frecce tricolori però di Everard, ci sono diversi cronografi, diverse case hanno dedicato alle frecce tricolori i propri, diciamo, alcuni dei propri cronografi. E ricordiamo per esempio la Breitling, no? Con le frecce tricolore. Questo invece è quello fatto da Eberhard, con la corona Marignan, pulsanti a pompa e questa lunetta sagomata che è facile da maneggiare, facile da maneggiare, no? Quasi, notiamo quasi degli artigli, a cui diciamo appellarci, appenderci per manovrare questa lunetta, questa lunetta. Zaffiro il vetro. Rimessa rapida del datario, quadrante bianco, contatori tono su tono profilati in oro, quindi leggibilità direi ottima. Poi un altro particolare che ricordo sempre quando presento questo orologio è il bracciale, singolare, un po' diverso, con questa architettura oyster, no? Per cui poche maglie, pochi punti di congiuntura, quindi robustezza garantita del bracciale. Ricordo, la robustezza dipende un po' dai punti di giuntura delle maglie. Più le maglie sono piccole, più punti di giuntura abbiamo nel bracciale e più fragile è il bracciale, no? Diciamo che il successo grande del bracciale Oyster è proprio quello di aver fatto un bracciale che, pur essendo morbido, confortevole e abbastanza plastico, ha le maglie abbastanza grandi e quindi ci sono pochi punti di giuntura. Il risultato è che il bracciale è molto robusto, ritiramelo, grazie, questo di nuovo. Questo è un altro orologio interessante, di forma, cassa di forma, mi piacciono gli orologi di cassa di forma. Questo è il Longines, l'Evidenza, versione crono, versione crono. Quindi mi pare la richiesta sia intorno ai 1200, dovrebbe essere anche equipaggiato di scatola garanzia questo orologio, però non ricordo bene, mi pare comunque di sì, mi pare comunque di sì. Anche qui abbiamo il movimento meccanico a ricarica automatica, tre contatori, cifre arabe sinua, un quadrante finitura rayon de soleil, molto bello, questa forma poi della cassa tonneau appunto, che vuol dire botte, no? Vuol dire botte, è stata rilanciata negli anni 90 da Frank Muller, con la linea Casablanca. E la Longines è andata un po' dietro questo successo della Frank Muller appunto e ha realizzato la linea Evidenza, caratterizzata appunto da questa cassa particolare, tonneau, appunto tonneau. Poi c'è la versione solo tempo, qui invece abbiamo la versione crono, la versione crono. C'è una bombatura del vetro minerale, zaffiro, abbiamo tra l'altro il datario presente a ore 6, a rimessa rapida e poi bello anche il particolare del cinturino che testimonia un po' anche il valore, no? Di questo orologio. Hanno messo un cinturino in alligatore imbottito con questa cucitura in contrasto, passo passo, chiusura deplo, fai vedere la chiusura deplo a doppio snodo, quindi insomma, questi sono il fondello arcuato, quindi anatomicamente segue il profilo del polso. Quindi fondello, vetro e cassa arcuata è serrato da quattro viti. Ripeto, particolari questi che denotano assolutamente la qualità intrinseca dell'orologio. Ritiralo, questo anche era sempre Lady, qualcosa per le signore. Bisogna che facciamo vedere, non solo per i maschietti, anche perché poi a volte i maschietti devono provvedere magari a fare un regalo, eccetera. No, questo era il Santos Lady, versione con movimento automatico, acciaio oro. Qui la richiesta mi pare sia 2200 euro, che confermiamo. E questi sono orologi immortali, sempre verdi, eterni. Sono piaciuti ai nostri bisnonni, ai nostri nonni, ai nostri papà. Piacciono a noi, piaceranno ai nostri figli e nipoti. Perché tanto è vero che questo è un orologio la cui estetica
Risale al 1900, è stato disegnato nel 1904, nel 1904, quindi insomma, è un orologio che ha più di 100 anni di storia e più di 100 anni che veste i polsi delle persone. Pensa un po', ha vestito i polsi di chi andava con le carrozze, cavalli, eccetera, poi ha vestito i polsi di chi andava con le prime vetture, macchine, tutte scalcinate, eccetera, e poi sta vestendo i polsi adesso, no? Che andiamo con le macchine ibride, elettriche, ipertecnologiche, che si posteggiano da sole, che, cioè, mamma mia, sempre con lo stesso orologio al polso. Questa è la cosa, le volte ci penso a queste cose e dico, ma ci sono orologi che hanno davvero tanta vita, chissà quante ne hanno viste, no? Mi piace pensare alle circostanze, agli ambienti, i momenti di vita vissute al polso magari di persone che hanno vissuto 70, 80, 100 anni fa. Ritiriamo, e poi comunque lo stesso fascino, no? Che l'emozione che proviamo quando andiamo a visitare dei siti storici di fronte a un palazzo vecchio, eccetera, no? Te ci pensi mai? Ci pensi mai a quando vai in un palazzo del 1200, ma chissà quante, perché vedi quegli scalini tutti consumati, chissà quante persone ci Certo, sono immagino, salite, immaginarti. come erano vestite, chissà quante cose. Mi piacerebbe essere eterno per questo, a me, no? Per vedere fra 1000 anni come ci, se ci sarà il mondo, come funzionerà. Tu pensa se adesso si potesse svegliare un uomo vissuto nel 1200, nel 1300, si trova con gli smartphone, le automobili, cioè gli aerei, pensa un po' come rimarrebbe. Direbbe che è tutto magico. Questo è bello, questo non è magia, questo è un automatico Seamaster dell'Omega, qui c'è quel particolare carino della rimessa rapida del datario che avviene tirando la corona, no? Se noi vogliamo avanzare velocemente la data, tiriamo, rispingiamo la corona e questa avanza velocemente, no? E questo è proprio un sistema di scatto rapido di data realizzato negli anni 70, 60-70 da Omega. E poi Rolex invece l'ha fatto con il sistema che conosciamo, però credo dagli anni 80 in poi. E sì, col calibro 30-35, la rimessa rapida del calibro Omega della data, Rolex della data è arrivato col 30-35 nel 1980, fine anni 70. Questo 1400 alla richiesta è un 34 mm con una bella grafica, mi piace molto questa minuteria molto evidente, spessa nella parte periferica del quadrante, evidenziata da questo scorrere della lancetta dei secondi centrali. Poi abbiamo già parlato della finestrella data, incorniciata, cassa ovviamente in oro, orologi che davvero, ai pari età di Rolex, non hanno nulla da invidiare, e questo lo dico sempre. Anzi, guardate lo spessore esiguo di questa cassa, nonostante si tratti di un movimento a ricarica automatica, attenzione. Quindi, secondo me, questi sono valori aggiunti. Qualcuno di voi oggi considera l'esiguo spessore, l'esigua dimensione come un difetto dell'orologio? A mio avviso, invece, è un valore aggiunto, perché l'orologio rimane anche più portabile, più leggero, meno invadente, però siamo sempre, i gusti sono gusti, no? D'altra parte i vecchi romani, gli antichi romani, andavano al mare d'inverno e in montagna d'estate, no? Noi invece andiamo in montagna d'inverno e al mare d'estate, però chi aveva ragione, scusa? Quando c'è freddo vai al mare che c'è più caldo, quando c'è invece caldo vai in montagna che c'è più fresco. Avevano ragione gli antichi romani, no? È vero o no? E noi facciamo l'esatto contrario. Ritiriamolo, ritiriamolo. Beh, diciamo che comunque questa è una cosa secondo me che è dovuta al fatto che oggi ci proteggiamo molto meglio sia dal caldo che dal freddo, no? E quindi possiamo goderci la neve al freddo, ben equipaggiati, chi se ne frega del freddo. Ai tempi dell'antica Roma era un problema andare sulla neve con 10 gradi, 20 gradi sotto zero. Di questo chiediamo 1.800, anche qui è il buon Messier Capeland, corredato, scatola garanzia, 39-40 mm il diametro.
un bel cronografo, un bel impatto estetico, sportivo, no, elegante proprio no, diciamo sportivo casual, dai, un orologio così è uno sportivo casual, proprio metterlo sotto la giacca e la cravatta, insomma, di elegante ha ben poco, però diciamo che anche noi oggi abbiamo ben poche occasioni eleganti da sfruttare, vero o no? Quando mai ci vestiamo, giusto? Quando nella cerimonia, il battesimo, il matrimonio, che poi nemmeno tanto, anche lì, boh, vabbè. E qui la richiesta è 1.800, scatto a garanzia, che il plan bello quadrante, dicevo, bianco, fondo bianco con contrasto, contatori in contrasto neri. Ecco, qui la novità dell'estetica, dell'architettura della cassa del Capeland Baumercier è questa lunetta. La versione precedente di questo modello aveva la lunetta liscia semplice, non graduata, e questa invece è una lunetta graduata e girevole, credo unidirezionale. E poi un altro particolare che voglio far notare, bello, così la pulsanteria cronografica e la corona, che vedete, sono disegnati in questa linea quasi mimetizzando, nascondendo quelli che sono i pulsanti crono, no? Un po' di difficoltà a riconoscerli perché sono, diciamo, una proiezione. I pulsanti crono sono una proiezione delle spallette di protezione, no? Quindi lo intuiamo quali sono i pulsanti crono, però, e questo è un particolare estetico che è gradevole, gradevole senz'altro. Ritiramelo anche questo. Questo invece qui, boh, non c'è più il cartellino. Ritiramelo, grazie. Non c'è più il cartellino, non mi ricordo più né prezzo né niente. Questo è sempre un cacchio automatico, però qui il diametro è 42 mm, quindi diciamo non è un richiamo ai vecchi modelli, ai vecchi cachi come quello che abbiamo visto precedentemente da 5,90, però questo mi pare costi di listino 1.050 euro, abbiamo perso il cartellino, ma meno male che io ho una memoria di ferro, credo costi 1.050 euro, e credo noi l'avessimo proposto a 8,50, e confermiamo tutto, speriamo di azzeccarla, tutt'al più se dovesse costare meno ve lo dico. Ma non credo, non credo proprio. Questo è un 42 mm, sempre della linea Kaki, però caratterizzato dall'indicazione della doppia data, quindi ha sempre conservato il suo carattere di orologio militare, no, Kaki, orologio militare, ma hanno, ecco, aggiunto queste due finestrelle, quella ad arco sulle ore 12, dove è indicato il giorno della settimana, e quella ad ore 6, finestrella che indica il giorno mese, a rimessa rapida tra l'altro, per entrambi, quindi non ci sono problemi per così mettere a posto la data. E qui abbiamo la finitura PVD, che risolve il problema della visibilità dell'orologio, no? Del riflettersi dell'orologio, sempre in acciaio ovviamente, però finito PVD, Power Vaporization Deposition, vuol dire PVD, che è un deposito, diciamo così, di particelle che vengono vaporizzate e depositate tramite un processo galvanico. Ritiriamo, il risultato è questo qua di rendere l'acciaio nero. Nero, quindi opaco, non visibile, eccetera. Questo era l'altro mega, lo faccio vedere velocemente, automatico, bellissimo. Quello di prima aveva la data, questo no, però la richiesta è la medesima, 1.400. Però siamo di fronte davvero a pezzi interessanti, con movimenti straordinari degli anni, qui siamo negli anni 70, 60, 70 direi. E rispetto a quello precedente non ha la data, qui non è indicata la linea Seamaster, anche se per quel periodo ancora l'Omega non aveva le idee chiare su cosa dovesse essere la linea Seamaster, quella Speedmaster, eccetera, no? Faceva un po' di confusione, mischiava orologi eleganti, sportivi con lo stesso nome, eccetera, no? Poi piano piano ha definito
le linee Seamaster, orologi sportivi, subacquei, eccetera, Speedmaster, cronografi, e invece questi elegantoni oggi dell'Omega hanno il nome di DeVille, fanno parte della collezione DeVille. Questo però è un elegantone. 34 mm automatico, Soleil il quadrante, secondi centrali, dress watch, come li chiamano oggi, orologi che devono essere nel corredo di un uomo. Questi devono esserci, devono esserci. Oggi insomma un uomo di solito ha due, tre, si dice debba averne quattro di orologi, no? Dovrebbe avere un calendario per tutti i giorni, dovrebbe avere un subacqueo per l'estate, dovrebbe avere un cronografo e poi si dice che dovrebbe avere un reverso, vabbè, si dice, no? Così. Però ora se uno non può averne quattro, almeno due, no? Da alternare estate-inverno, sarebbe bene ci fosse. E comunque un dress watch ci vuole. Ritiriamolo, perché poi sono orologi questi che comunque ci servono, ci vogliono, ci vogliono, e dobbiamo imparare comunque a valorizzarli, a proporli, a usarli, a goderceli al polso, no? Dobbiamo farlo e credetemi, poi ne avrete anche soddisfazione. Io lo faccio e devo dire mi fa piacere. Questo è comunque un cronografo splendido della Eberhard, casa che conosciamo. Come molto importante nello sviluppo, che ha dato tantissimo allo sviluppo del cronografo. Storicamente questo è il placcato oro degli anni 60, qui è già comparso il terzo contatore e sono comparsi i pulsanti a pompa. Un'estetica splendida, un quadrante ricco di informazioni, ma assolutamente leggibile. Scala tachimetrica all'esterno, tre contatori, quadrante che ha una patina straordinaria, assolutamente originale, vale 3.000 euro solo il quadrante, noi qua chiediamo mi pare 2.500 euro, però qua ricordiamoci, su questi orologi, un placcato rosa, fosse stato d'oro giallo, questo era un orologio da 4.000 euro, 4.500, è un placcato oro rosa, però intanto vediamo il fondello a vite, all'interno abbiamo un movimento, un calibro Eberhard, ruota colonna e spirale Breguet, cioè quindi il top di gamma, no? E cosa stavo dicendo? Che non mi ricordo. Il valore di questi orologi, ricordatevi, è nel quadrante, sta nel quadrante, no? Che era un po' il tallone d'Achille di questi orologi e oggi il 90% di essi presenta un quadrante riscritto, rifatto. Ristampato, quindi quando ho trovato un orologio d'epoca, anni 60, anni 50, anni 40, mamma mia, con il quadrante non ristampato, attenzione, è una cosa rara, è una cosa rara e tra l'altro molto apprezzata dai collezionisti, dalle case d'aste, eccetera. Ritiriamolo, ritiriamolo, ritiriamolo. Questo era il sempre cronografo 1800, il Lindbergh. Non è proprio un enorme, è un 42 automatico, elegantizzato, versione crono. L'idea è quella così del cronografo col quadrante WIMS, ispirato all'orologio che ha indossato Charles Lindbergh nel 1931-32, mi ricordo, quando ha fatto la famosa trasvolata oceanica, no? Con un orologio che aveva un quadrante particolare, disegnato proprio dal colonnello WIMS, con l'indicazione dell'angolo orario. Ora non è proprio questo il quadrante, non è proprio questo il quadrante, però qui diciamo che con questa lunetta e questa indicazione nel quadrante possiamo avere con vari calcoli riuscire a determinare quella che è la nostra longitudine. Ovviamente quando vogliamo e abbiamo dei segnali di radiofaro, no? Che ci dicono più o meno dove sono, dove siamo. E qua la richiesta è 1800, qua la richiesta è 1800, tanto do un'occhiata un po' al tempo, sì, va bene, e notiamo anche che è una versione elegante, un po' raffinata, visualizzato il calibro con, devo dire, un alto grado di finitura, no? Quindi qui è un mix, no? Un orologio che ha un sapore storico estremamente avventuroso, no? Pratico, utile, quindi robustezza, avete la corona cipolla, eccetera. Però, ecco, hanno qui voluto unire anche
inserire un tocco di eleganza, di raffinatezza. Ritiriamolo anche questo, anche questo. Questo mi piace molto. Qui la richiesta era 2007 della collezione Speedmaster. Quello con il calibro automatico data, quindi non è reduce, attenzione, collezione sempre Speedmaster, però versione un po' più elegante. Equipaggiato di scatola garanzia 2.7 la richiesta. E qui notiamo il sovradimensionamento dei contatori crono, che per renderli maggiormente visibili, leggibili, quindi vedete, sono stati un po' ingranditi, ingranditi. Poi abbiamo la finestrella data, altro particolare tecnico-estetico che evidenzia questa linea di Speedmaster, di Chrono Speedmaster, che appunto non sono i Moonwatch, perché Speedmaster, ricordo, è la linea a cui appartiene il famoso Moonwatch, no? Orologio che quando troviamo lo vendiamo in 30 secondi, no? Richiestissimo, anche se adesso devo dire ha raggiunto quotazioni piuttosto elevate, quindi come sempre alzando l'asticella si riduce il numero delle persone che riescono a saltare, no? E poi dico io, alzi, alzi l'asticella, prima o poi, ecco, più su di lì non andremo, eh? Già. Io non credo che un uomo riuscirà a saltare 4 metri e mezzo, no? Adesso siamo a 2 metri e 40, non mi ricordo quale sia così. Il record mondiale di salto con l'asta, però non credo che possa arrivare a un uomo a saltare 4 metri con, no, con i mezzi suoi, non lo so, forse fra 500 anni, 700, 1000 anni, che magari non so, avremo una statura media più alta, no? Che so, si sta alzando la statura media, no? Se noi prendiamo effettivamente, io sono convinto che so, all'epoca dei Romani la statura media fosse molto più bassa, no? Non sono convinto io, è proprio accertato, no? E uomini di 1,70 erano già alti, più tanti erano tutti 1,50, quindi io andavo bene praticamente all'epoca dei Romani. Anzi, Ho meno male. sbagliato epoca, ho sbagliato epoca. Dovevo nascere, 2000 anni fa. E chissà poi perché ogni tanto mi perdo in questi. Vabbè, lascia stare, non so come mai parto per la tangente. Da dove sono partito? Dal Quello che Moonwatch, ha saputo il prezzo. dell'asticella. Vedi che come si fa presto a passare Ritiriamola, ritiriamola. No, perché comunque è vero, questo vale per esempio adesso. Col discorso che stiamo così vedendo nei Rolex, no? Che sono stati, i cui valori hanno praticamente raddoppiato degli usati, parlo nell'arco di 10 anni, non è che qualcuno dice ma continueranno a salire? Boh, ma sì, ma poi a un certo punto più salgono e poi più si restringe il numero delle persone che hanno le possibilità di acquistarli e non lo so, e poi finiremo, arriveremo a un punto che gli orologi offerti sono molti di più di quelli che poi possono comprarli, e allora lì il prezzo scenderà, che già comunque sta scendendo, già sta scendendo. Eberhard Extra Forte, poi lo vediamo adesso, datemi ancora mezz'oretta, e poi vi faccio vedere se non sono scesi i prezzi di Rolex. Stanno scendendo, stanno scendendo. Di questo chiediamo. Quanto chiediamo? 1.800, anche tutto 1.800, 1.800, 1.800. Qui c'è scatola garanzia, scatola garanzia. E beh, ma questi comunque sono anche tagli di prezzi abbordabili, no? Tu con 1.800 euro, che non è una cifra proprio enorme, che comunque se la investi in un orologio del genere, non ti preoccupare che ti ritorna indietro questa cifra, perché questo è un orologio che uno magari se lo gode al polso 2 o 3 anni, poi se decide di cambiarlo, venderlo o permutarlo, i suoi 1.800, se non ne fa addirittura 2.000, li riprende sempre, no? L'orologio è un galantuomo, nel tempo ti rende sempre i soldi che hai speso per lui. E questi tagli di prezzo sono già anche hai la soddisfazione di avere al polso un bel orologio, ecco, e magari che costa molto di più di listino, e non hai la preoccupazione di avere al polso un tesoretto, hai capito? Una
cosa molto così di valore che comunque indossandola, portandola, la metti a rischio, quindi insomma sei preoccupato, no? Almeno io ce l'ho delle volte mi capita di portare degli orologi importanti al polso per esigenze così di monitoraggio, e quando vado in giro dico, però mamma mia, comincio a essere un po' preoccupato, no? C'è questa stato d'animo, non tranquillo, perché la responsabilità è abbastanza alta. Ritiriamolo, questo tanto lo conosciamo. Questo è un Tudor, 1926, la linea più classica che ha sostituito, secondo me, la linea Prince Date che abbiamo visto prima. E qui l'acciaio oro rosa, orologio che costa 2.850 di listino, qui mi pare abbiamo chiesto 2.700, poco sconto, ma l'orologio è come nuovo, ed è un 40 mm, acciaio oro, qui la novità di Tudor sta proprio nell'utilizzare il bicolore, no? L'acciaio oro. In genere Tudor, i vecchi, si limitavano al placcare, al placcato oro, adesso invece sono cresciuti tantissimo come marchio, sicuramente trascinati dal fratello maggiore Rolex, no? E riescono a fare modelli in acciaio oro. Ragazzi, non è poco, al giorno d'oggi, dove la valutazione dell'oro è arrivata a circa 60 euro al grammo, avere linee di produzione di orologi acciaio oro, due metalli così, non è cosa da poco, è pesante da sostenere, perché voi pensate l'oro che c'è in un orologio del genere moltiplicato per tutti i pezzi prodotti sono quintali e quintali di metallo. Voi andate a vedere che investimenti sono necessari per poter sostenere una produzione del genere, sono investimenti enormi davvero. Non a caso la Rolex mi pare sia la maggior consumatrice d'oro della Svizzera, probabilmente una delle maggiori anche consumatrici a livello europeo, penso io. Bello qui la richiesta è 2.700 euro, bello il quadrante, Guilloché. Cifre arabe alternate, finestrella data a rimessa rapida. Al 3, poi abbiamo la corona vite che garantisce un'impermeabilità di 10 atmosfere e abbiamo i secondi centrali, quindi sono belle caratteristiche di questo 1926 di Tudor. Ritiramelo, cominciamo a far vedere qualche Rolex con questo Lady Day Just in oro, 3.700 qui la richiesta, orologio se lo andiamo a cercare nuovo, ciao, oltre 22.000 euro, 22.000 qualcosa di listino. Sì, ok, dei Just Lady di adesso è diverso da questo qua, che è praticamente suo nonno, anzi suo bisnonno degli anni 70, ho capito, però guardate un attimo, 3.700 contro i 22.000 che costerebbe nuovo, no? E quindi questo è comunque un orologio prestigioso, importante, certo piccolo, 29 mm, perché da donna. Fosse 34-36 mm non sarei qua a chiedere 3.700 euro, questo lo comprendete bene anche a casa. Bello la doppia finitura, lucido satinata del bracciale Oyster, con maglia rivettata, e poi abbiamo questa lunetta zigrinata e questo quadrante champagne che tanto andava di moda in quel periodo. Negli anni 70 quadrante champagne equipaggiava quasi tutti i modelli realizzati in oro e acciaio oro della Rolex, era proprio un quadrante molto ricercato. Ritiriamolo, Lady Day Just, questo di nuovo un bel pezzo, anche questo un pezzo, qui a Genova noi abbiamo la favola della bella di Turigia, che tutti la vogliono, nessuno la piglia, bisognerebbe dirlo in genovese, ma per farmi capire da tutti lo dico in italiano. Sì, perché questo orologio che davvero mi chiedete in tantissimi, la richiesta, ci penso, ci sono un sacco di corteggiatori qua, ma nessuno che per adesso, si fa avanti concretamente. 4.2 la richiesta, Monaco, quadrante blu, Steve McQueen,
Ultima generazione col calibro 12 di manifattura, sappiamo che da quando la ETA è stata acquistata dal gruppo Swatch è un po' tutte le case hanno dovuto ricorrere alla produzione e realizzazione di un proprio movimento cronografico integrato automatico, no? E la Tagoyer appunto ha provveduto riesumando un vecchio calibro Seiko. E acquistando meglio un vecchio progetto Seiko, progetto, perché poi quello che costa per realizzare un movimento, quindi un motore cronografico nuovo, è l'investimento, ci vogliono 10 anni di studi, progetti, prove, eccetera, no? 10 anni dove devi andare a pagare squadre di ingegneri che non fanno altro che appunto studiare, progettare, provare soluzioni, eccetera, no? Quindi c'è un investimento molto importante per realizzare un movimento cronografico. E le case si sono trovate davvero nei guai quando la ETA appunto è stata acquistata dal gruppo Swatch e ha smesso di fornire il famoso 7750, E sono stati guai per tanti, per tanti. Ritiriamolo, questo è ovviamente corredato di scatola e garanzia, condizioni pari al nuovo, l'avete visto, questo nuovo era bello, questo date con quadrante blu, cassa in oro, 6,5 la richiesta, 34 mm, anni 70, è bello il quadrante blu che si sposa davvero molto bene con la cassa, oro giallo, è un bel contrasto, no? Poi qui abbiamo inserito questo, tra l'altro questo cinturino, cos'è, lilla, no? Come colore, che io trovo, sì, non è un cinturino quello. Sì, lilla. Che colore è quello lì? Verde, Tiffany, un verde Tiffany, ma non so, azzurro? Ma proprio azzurro? Eh sì, 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 è un azzurro un po' particolare, vabbè, comunque, secondo me ci sta molto bene, ci sta nel complesso, è molto gradevole esteticamente. Poi sapete che i cinturini li possiamo cambiare, ne abbiamo una ottima scorta in negozio e quindi quando venite siete voi che decidete se conservare quel cinturino lì o cambiarlo, quello non è un problema. Però è davvero bello, vedete ecco cosa succede comunque con un Rolex, no? Questa è una cosa che mi dà un po' fastidio, anni 70, abbiamo visto prima l'Omega degli anni 70 con la data, tra l'altro a rimessa rapida, questo non ha la scatola rapida di data, a 1.400 euro, e quando invece parliamo di Rolex, tum, pum, 5 volte tanto, purtroppo è così. Però qua paghiamo il brand, dai, fatemelo dire, perché qua paghiamo il brand, perché tra questi due orologi, rifarlo un po' vedere, no, queste cose mi piace un po' così dirle, poi se qualcuno non è d'accordo con quel che dico, sicuramente ci sarà, mi farebbe piacere parlarne, no, quindi che mi spieghi come mai c'è questa differenza, 1.400 e 6.500, no? Ecco, sono più o meno dello stesso periodo. Ora, di più possiamo dire, Rolex ha una cassa che avrà una decina di grammi, forse 15 grammi in più come oro, benissimo, quindi è un valore aggiunto oggi abbastanza considerevole, che sono, diciamo, non lo so, se fossero 15 grammi di oro, più o meno sarebbero 900 euro di valore in più di oro, facciamo finta. Poi ha la corona vite, che quell'altro non ha, che garantisce un'impermeabilità a 10 atmosfere, è d'accordo, questo potrebbe essere un altro vantaggio Rolex, un altro segno più per Rolex, no? Però per contro Omega secondo me è più sottile, meno invadente, più delicato con le camicie, e quindi questo potrebbe essere un vantaggio Omega. Non capisco questa differenza, stiamo parlando di 1.400 e 6.500, sono orologi che dovrebbero avere una differenza di non so, 1.500-2.000 euro al massimo, quindi se chiedo 1.400 per l'Omega dovrei chiedere massimo 3.000 euro per Rolex, no?
No, in realtà dai, è come dico io. La differenza è perché un conto è avere il marchio Omega al polso, il brand Omega al polso, un conto è avere il brand Rolex al polso. E questo è quanto. Ritiriamolo, dai. Poi, per esempio, ci sono marchi come Vacheron Constantin che sono poco conosciuti, poco apprezzati, e questi che sono orologi che hanno dei listini da paura, perché un orologio del genere oggi costa più di 20.000 euro, poi lo troviamo a 2.800 euro, così, insomma, poca roba, eh? Quindi, vabbè, c'è il quadrante che è un po' vissuto. Quando presento questo Vacheron Constantin lo dico sempre, che però, devo dire la verità, si esalta, questi difetti, queste, diciamo, imperfezioni della vernice si esaltano molto con la ripresa in primo piano. Credete, visto dal vivo, ha tutt'altro effetto, no? Comunque, qui la richiesta è un 34 mm e la richiesta è 2008, 2.800 euro. Però qui parliamo di un altro marchio eccezionale, Vacheron Constantin, che comunque è suffragato, un po' annegato a Patek Philippe, no? Sì, c'è anche qui una differenza, perché onestamente devo dire che Vacheron Constantin non è proprio ai livelli di Patek Philippe, però non c'è nemmeno quella grande differenza poi di valutazione che troviamo invece negli orologi. Sì, quello sì. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo è l'Air King, quello nuovo, qui trattativa riservata. Questo è un orologio che ha un listino, boh, non mi ricordo se 8 e 9, una cosa del genere. Non mi ricordo il listino dell'Air King. Qui però siamo un po' oltre il listino. Ma ormai chi cerca questi orologi ormai è rassegnato a pagarli più del listino. Più del listino. Quando mi capita di venderne uno, sanno già tutto. Recentemente una signora a cui marito gliel'hanno rubato dal polso, la classica donna avvenente, compiacente, che sembra che ti voglia abbracciare, no? E tu ti fai abbracciare perché dici, sono lusingato, no? Pensi che abbia buone intenzioni, invece c'ha cattive intenzioni, state attenti, vi fregano l'orologio. Questo, insomma, questo gliel'ha fregato praticamente così, no? Abbracciandolo per strada. E lei ha dovuto ricomprare perché poi era un regalo, quindi i soliti discorsi, eccetera. E questa va bene, non ti preoccupare, amore, te lo vado a ricomprare. Te lo vado a ricomprare e comincia il peregrinaggio. Questa entra nel negozio, sa, vorrei un submarino, vorrei un GMT, cosa cercava? E la guardano ridendo, solita reazione dei concessionari, ma guardi cosa viene a cercare, così non è possibile, non, sono orologi introvabili, eccetera, eccetera. Insomma, questa ha girato 20 giorni, un mese, no? Ottenendo sempre le stesse ri risposte, e quindi poi si è rassegnata a comprarlo dove lo trovava al prezzo che le chiedevano, no? Ma proprio si è rassegnata. Beh. Questa è andata proprio candidamente. Non ti preoccupare, amore, te lo vado a ricomprare. Sì, aspetta che te lo trovi subito. Ritiralo, dai, ritiriamolo intanto questo. Questo è di nuovo un altro pezzo. Per l'estate, a mio avviso, un orologio imponente, grande, visibile, Gram, il Chrono Fighter di Gram con cassa in titanio e lunetta ceramica, tra l'altro, quindi diciamo, una versione un po' più particolare di questo cronografo, il Chrono Fighter, appunto, che Gram ha reso celebre. Direi, quando parliamo di Gram, ci viene quasi sempre in mente il Chrono Fighter, che è il modello più rappresentativo di questo marchio, che comunque appartiene come marchio ai British Master, che erano praticamente i British Master, che erano i maestri della orologeria inglese del Settecento, John Arnold, Thomas Tompion e appunto l'onesto George Graham, che era detto proprio l'onesto. Qui si, tra l'altro, dicono, si attribuisce l'invenzione del cronografo. Ora, non so se sia vero questo, ma io ho qualche dubbio, però quando a volte si legge, dice Gramme, è quello che ha inventato il cronografo, orologiaio del Settecento.
E qui la richiesta, mannaggia che non mi ricordo, aspetta, facciamo un attimo, 8 e 9. 8 e 9, sì, mi ricordo adesso, 8 e 9 la richiesta. Un orologio che comunque ha un listino superiore. Versione, dicevo, cassa titanio, quadrante carbonio, lunetta ceramica e poi il classico marchingegno, quel leveraggio che serve per azionare il cronografo, che ha un pulsante coassiale con la corona, tra l'altro, ed è un marchingegno che è stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale per, diciamo così, trasformare i cronografi in orologi maneggiabili dai piloti dei caccia di allora. Negli anni 40 i piloti dei caccia non è che erano come quelli di adesso, che avevano dei guanti molto spessi e quindi avevano difficoltà a maneggiare il cronografo, che peraltro nei caccia era uno strumento di bordo. E quindi venivano questi cronografi trasformati in questo modo. L'orologio è nuovo, attenzione, scatola, garanzia, c'è tutto. L'orologio è nuovo. Bello il cinturino in caucciù, un orologio da godersi quest'estate. Sì. E che tra l'altro, anche se è un orologio importante, te lo godi anche tranquillamente, perché non corri il rischio che ti salti addosso qualche bella ragazza e te lo sfili dal polso, no? Se ti salta una bella ragazza addosso con il gram, vuol dire che è interessata non all'orologio ma a te, no, all'orologio ma a te. Ritiriamolo. Poi c'era il mi scappa da ridere, cioè, è vero, non sto scherzando. Ti abbordano con una scusa, poi ti cominciano a fare i complimenti e tu credi, boh, però dici, ma sono 20 anni che non mi fanno un complimento, poi ti avvicinano, eccetera, ti propongo anche qualcosa di, cioè, poi ti ritrovi senza orologio, e poi ti ritrovi senza orologio. Come la barzelletta di quella vecchietta che nell'autobus, no, va a denunciare, poi gli hanno rubato il portafoglio. E dice, ma sai, ero nell'auto, è arrivato un bel ragazzo, un giovanotto, mi è venuto vicino, ha cominciato a mettere la mano all'interno così della camicetta. E il poliziotto dice, ma signora, ma scusi, uno arriva e mette la mano nella camicetta e lei non lo fa, ma io pensavo che avesse buone intenzioni, gli ha detto, no? E cioè, invece poi ti ha fregato il portafoglio. Quindi attenti alle belle ragazze se avete certi orologi al polso. E di questo... cosa chiediamo? 3200, è un misura media date vetroplastica, automatico, ben conservato, direi, insomma, classicissimo, orologio che ha una valenza femminile, cioè ormai sì, questi le misure medie erano orologi che nascevano come orologi da uomo, ma oggi direi esclusivo appannaggio del mondo femminile, La cassa in oro, automatico, vetroplastica, 3200 euro la richiesta. Bello, noi l'abbiamo equipaggiato con questo cinturino blu, come sempre se non piace lo cambiamo il cinturino, nessun problema, e poi le caratteristiche dell'orologio sono sempre le stesse, no? Ormai conosciamo, automatico, cassa Oyster, lunetta zigrinata, corona vite, eccetera eccetera eccetera. Ritiriamolo anche questo di nuovo un cronografo bello da portare e indossare con disinvoltura e tranquillità, perché non ci salteranno addosso le belle ragazze sicuramente per questo orologio, però sicuramente tanti poi ci chiederanno, che bello, ma dove l'hai preso, che orologio è, eccetera, no? Perché poi succede sempre così, sai Sara, alla fine ci sono degli orologi che hanno un impatto oramai, che sono anche poco visti, poco inflazionati, diciamo, e fanno senz'altro più bella figura di tanti orologi magari ormai triti, che non ce la sembriamo tutti dei collegiali con gli stessi orologi, al mamma mia. Oggi tu vedi le scarpe tutte uguali, chi c'ha le scarpe tutte uguali, no? Vabbè. E qua la richiesta quanto era, mi pare, allora questo è un 3.7 il listino, è nuovo l'orologio, c'è scatola garanzia, perché la versione crono del Riviera Baumercier Baumatic, della linea Baumatic XL, e qua la richiesta è 2450, oggi è nuovo, attenzione, è nuovo. Guardate la satinatura radiale che abbiamo nella lunetta dodecagonale,
Questo è un modello, tra l'altro, il Riviera, che nasce nel 1972, no, 77, credo, 75, non mi ricordo, giù di lì. Comunque è figlio praticamente del Royal Oak, no? Si ispira quantomeno a Royal Oak, Royal Oak che avevamo, Dio De Marpighella, la lunetta esagonale, scusate, qui invece hanno voluto fare una lunetta dodecagonale, bellissima tra l'altro. Splendido il bracciale, che credo sia anche integrato con la cassa, è un tutt'uno, davvero una fusione di cassa e bracciale, con questa doppia finitura lucido satinata che propone questa alternanza estetica di gioco di luce, eccetera, davvero unico. Poi il quadrante magnifico, fondo bianco, contatori diciamo leggermente in contrasto, ma più che altro con due finiture diverse, un quasi madreperlato il quadrante e invece contatori finitura Soleil, contatori cronografici. Poi c'è la finestrella data, rimessa rapida, i pulsanti quadri, la corona ottagonale che riprende il disegno della lunetta, i quattro perni a ore 10, ore 2, ore 4 e ore 8, che poi sono perni passanti che serrano, chiudono come un sandwich la lunetta, la carura e il fondello. Bello, davvero bello questo orologio, ritiralo. Poi questo è un altro misura media, acciaio oro, con scatola garanzia, è un 98, non mi dite che è vecchio, perché insomma io penso che un ragazzo, una ragazza del 98, che facciamo? Gli diciamo brutta vecchiaccia? No, 98, cosa c'ha, 24 anni uno del 98, no? Ma X sopra, per carità, vecchissimo, da buttare. No, è un 98, quindi va bene, questo è un orologio che nel momento in cui lo revisioniamo è nuovo, davvero. E qui 5.2 è la richiesta, anche perché poi ora modelli del genere hanno listini abbastanza importanti, hanno vicini che sfiorano i 9.000 euro se non li superano. Se volete andare a comprare un misura media, un medio acciaio oro, dei Just, andate a vedere se lo trovate, quanto lo pagate, della signora, no, la signora voleva un professionale, no, questi qui sono orologi che si trovicchiano, fra virgolette, sono un po', parte che l'altro giorno parlavo con un concessionario che mi diceva che, Marco, mi diceva, sopra i 40, i 34 mm non ho più niente, acciaio oro, è una questione di dimensione. Sopra, quando l'orologio ha una dimensione di almeno 32-34 mm, è ricercatissimo. Gli unici che rimangono, mi diceva, che sono meno richiesti, sono i Lady, quelli 29-30 mm, quelli lì non c'è una grande domanda. Perché poi il problema dell'introvabilità degli orologi nei concessionari non deriva tanto dal fatto che la Rolex demandi poco, che davvero, ok, la Rolex secondo me ci marcia e ha un po' i cordoni delle consegne la ristretti, però no, ma la verità è che c'è una enorme richiesta di questi pezzi, tutti vogliono quegli orologi lì, e allora è ovvio, no? Cioè, un po' come se tutti volessero, che so, la punto bianca, la Fiat va in crisi, come fa? Cioè, non è che può fare decuplicare la produzione, anche perché ricordiamo una cosa importante: la Rolex, come tutte le fabbriche di orologi, no? Come tutte le fabbriche di prodotti ad alto valore aggiunto, ha fatto un investimento per produrre X pezzi a X qualità, ok? È un investimento considerevole, pensate alla Rolex, 4 siti di produzione, sono mi pare 3.500 dipendenti, eccetera eccetera, quindi investimenti in capannoni, eccetera, palazzi, eccetera. Vabbè, morale, ha fatto questo investimento per produrre X pezzi se la domanda è del doppio, no, se lei volesse raddoppiare la produzione,
dovrebbe quadruplicare l'investimento. Questa è una legge, mi hanno detto, finanziaria. Quindi cioè, non è che possa la Rolls, se c'è una domanda enorme, raddoppiare la produzione. Non è come il pane, il fornaio che dice, vabbè, oggi ho venduto 100 kg di, 10 kg di pane, no, 100 kg di pane, diciamo, e me ne è mancato, allora domani ne faccio 110. Ma lui non gli costa tanto aumentare la produzione, perché il pane basta che butti dentro più farina, cioè fai presto, no? A fare, a posto di 100 kg ne fai 110, 120, non è che ti cambia tanto. Consumi più farina, d'accordo, ma non ti cambia tanto. Ma aumentare la produzione di sta roba qua non è facile. Ritiriamolo, ecco perché poi c'è questa, diciamo, penuria di pezzi. E vabbè, ma dirottiamo il nostro interesse verso ora, per esempio, questo Longines Heritage 40, volete la dimensione? È 42 mm, la dimensione qua c'è. E poi c'è questo bel, questa bella aria, no? Questo, questo bel aspetto che coniuga modernità e passato, attualità, futuro e passato, no? Abbiamo la tecnologia del vetro zaffiro, del movimento automatico, e abbinata a questa estetica classica degli anni 50, pulsanti quadri, due contatori, no? Tra l'altro i due contatori cronografici belli grandi, big eyes, no? Grandi occhi. E qui la richiesta era, mi pare, 1.900, scatto la garanzia. No, avevo chiesto 2.2, scusate, 2.2, 2.2 di questo. Ma questo è un bello orologio, questo è davvero un bello orologio. Non serve tirar fuori cifre proibitive. Certo, poi vabbè, anche 2.200 euro hanno il loro peso, non lo discuto, insomma. Però, dai, cronografo, bell'impatto. Costa, mi pare, di listino, guarda un po' se l'abbiamo segnato sul, no, non c'è, mi pare venga di listino sui 3.000, ma noi più o meno abbiamo fatto un 30% di sconto, quindi 2.2 dovremmo essere sui 3.000 euro, una cosa del genere, come listino, forse qualcosa di più, però dai, Possiamo esaminare permute, perché no? Possiamo esaminare permute, possiamo esaminare qualcosa che volete dare parzialmente in cambio. Io penso sia un bello orologio, è nuovo, scatto di garanzia. Fondello trasparente, massa oscillante dedicata, finita a corde de Geneve, guardate la finitura perlage che abbiamo nei ponti del movimento, tutte queste finiture, tra l'altro, che hanno sì d'accordo un valore estetico, ma anche funzionale, più rifinito con decori il movimento, le parti del movimento sono, e sempre un effetto benefico sugli attriti lo abbiamo, quindi maggiormente sono rifiniti i movimenti e meno attrito abbiamo all'interno. E l'attrito, ricordate che è il nemico numero uno della macchina orologio, della macchina dell'orologio. Ma che bello, ritiralo. Questo invece è un Harry King degli anni 70, normodotato, nel senso che un orologio che se lo sono messi. Poi sai, questi sono orologi robustissimi, difficile distruggerli, bisogna proprio impegnarsi per distruggerli. E quindi io li chiamo, insomma, i ruso e buso a Genova, diciamo, no? Normali, no? Né brutti né belli, usati, non è in condizione di stare, 3.9 la richiesta qua, È un automatico. La scritta precisa sta ad indicare che non c'è il certificato COSC, fai vedere lo stato di conservazione, c'è il bracciale un po' stanco, vabbè, ma ci sta, dai. Poi metti che quando lo facciamo revisionare, lucidare, sicuramente l'aspetto ne giova, all'aspetto gioverà questo passaggio in laboratorio. Però, insomma, bracciale rimane quello lì, Rimane quello lì. 3.9 la richiesta, e beh, insomma, queste sono le richieste di questi orologi. Per questi orologi ritiramelo, è degli anni 70 con vetroplastica. Questo invece è un altro orologio da proporre, che vi propongo in chiave estiva, ha un listino di 3.690, è un 2020, scatola garanzia, lo Scafo Master,
di Eberhard, orologio da acquatico, assolutamente 42 mm. 3690 il listino, giusto? 2,5 la richiesta, sì, 2,5 la richiesta. Questo è il Black Sheep, se non sbaglio, pecora nera si chiama, perché comunque c'è un altro cinturino nero, sempre in caucciù, che lo equipaggia originariamente. Noi abbiamo messo questo arancione che è in dotazione con la scatola garanzia naturalmente, per spezzare un po', no? Però in realtà questo è un orologio che nasce come tutto nero, eh? Non a caso il nome appunto, è appunto Black Sheep, no? E questo è GMT, è un limited edition, questo è il numero 439 su 500, 43 mm appunto, no? Il diametro, 10 atmosfere. E ha questo trattamento di LC che non è il trattamento PVD, è una cosa diversa, è una cosa diversa che gli conferisce questo spirito ancora un po' più sportivo, un deciso colore nero dominante sicuramente, proprio bello, bello, bello. Poi questa grafica con la minuteria spessa, quindi leggibilità direi ottima, e poi in ultimo ricordo la funzione GMT, no? Quindi terza lancetta con lo stelo rosso, triangolo bianco ad indicare un secondo fuso orario visualizzato su una lunetta esterna girevole bidirezionale, che ha un inserto in ceramica, tra l'altro, e gli indici luminescenti. Ritiramelo anche questo, ritiramelo anche questo. Poi c'era il verde, questo qua di nuovo trattativa riservata. Aspetta che ora poi vado a vedere il tempo. Il verde, il quadrante verde, che tra l'altro è fuori produzione, questa linea di Super Oyster 36 mm, 41 mm, che hanno listini che vanno dai 5,4 ai 5,9, poi in realtà vengono venduti a cifre molto diverse perché comunque introvabili, no? Il discorso lo facevamo prima. E qui appunto il verde fa parte di quei quadranti che hanno deciso di non proporre più, no? Quindi fuori produzione, fuori produzione. È ovvio che sono questi orologi, lo so, costano 5,4 di listina, trattativa riservata. La richiesta è di più, è più alta, è molto più alta, molto, rispetto al listino. Io lo dico per onestà, però è una legge di mercato, siamo sempre lì, siamo sempre lì. Orologi esclusivi, senz'altro, perché comunque oggi con la difficoltà che abbiamo a reperire questi pezzi, sono pochi eletti che riescono a metterseli al polso e anche per questo contribuisce a renderli ancora più desiderati, affascinanti, eccetera, eccetera, no? Perché, come dice Vasco Rosso, confondiamo quel che siamo con quel che usiamo. È rimasta. Mi è rimasta, la canzone di Vasco Rossi mi è rimasta, perché sono d'accordo anch'io. Ritiriamolo, ritiriamolo, però sai, Sara, per noi è facile, no? Noi ultra sessantenni guardiamo il mondo dall'alto con un ghigno, come dire, di superiorità, no? Sì, voi poveri umani, Superficiali. picchiatevi con le marche, con i brand, con le cose, mi metto questo, mi metto quell'altro, così sembro questo. E noi vi guardiamo da, però è facile dalla Però sei nostra già posizione. Esatto, passato. per te è già più difficile, Quando avevo 20 anni anch'io ci cadevo su quelle cose lì. Guardate che bello che è questo. Pelagos titanio col quadrante e la lunetta blu, col quadrante e la lunetta blu, quindi vi capiamo, noi ultra sessantenni vi capiamo, voi giovani, vi comprendiamo, vi comprendiamo. D'altra parte, se i giovani sapessero e i vecchi potessero, dicono i francesi, no? Qui anche metti, no, vabbè, ve lo dico il prezzo. Qui la richiesta era poi perché poi l'abbiamo rivisto, eccetera. Mi pare che sia sui 5,5 come richiesta. È un orologio che costa 4,7, non nascondo, di listino 4,750. Però di solito viene venduto a 1000 euro in più, no? Proprio perché è difficile da reperire, eccetera. Per cui uno poi alla fine, se lo vuole, dopo che si è sbattuto con 10 concessionari, ha fatto 40 telefonate, 50 viaggi in moto, preso treni, preso autobus, eccetera, poi si rompe le scatole, lo paga magari un po' di più se lo vuole, trova quello al miglior prezzo e buonanotte, no? Ecco.
E questo poi può essere anche abbastanza, insomma, un 5-5 discutibile, dai, ve lo dico, va. 200 metri, 42 mm, titanio, valvola per lo scarico dell'elio, quadrante e lunetta blu. Ritiramelo, eh? E qui abbiamo il GMT, anche qui dico trattativa riservata, però qua anche il prezzo è stato ridimensionato, quindi lo dico piano, lo dico piano. E ve lo, intanto ve lo faccio vedere, questo è del 2021, se non sbaglio, sì, è un orologio praticamente nuovo, caratterizzato, esce nel 19, nel 2019, ed esce con il nuovo calibro, il 3285, no? Che è il nuovo calibro GMT con un bilanciere di grande dimensione, la spirale paracadute che è in lega paramagnetica, appunto. Poi c'è il dispositivo antiurto Paraflex, no? Sto parlando del nuovo GMT, referenza 126-710, questo appunto, no? E poi cosa c'è? Un nuovo tipo di scappamento che si chiama Crunergy, che è in lega nickel fosforo, insensibile anche questo ai campi magnetici e ad alto rendimento magnetico. Questo è nuovo, vedete, plastiche, QR code, c'è tutto, è nuovo. E ha la lunetta in ceramica bicolore nerazzurra, che i collezionisti lo chiamano Batman, lo chiamano Batman. Il nuovo che è uscito adesso, che ha la lunetta nero verde, lo chiamano Sprite invece, lo chiamano, proprio ho avuto la conferma sulla settimana, si chiama Sprite, come la bibita. No, questi sono i nomignoli che vengono attribuiti a questi orologi dagli appassionati e ai collezionisti, che vabbè. Ovviamente realizzato in acciaio 904L, no? Che è un acciaio che sappiamo essere ultra resistente alle corrosioni, no? Un acciaio che viene usato anche nelle industrie chimiche ed è derivato dal 316L, no? Dove c'è l'aggiunta del rame, difatti questo acciaio costa anche molto perché appunto c'è l'aggiunta del rame che lo rende particolarmente resistente alle corrosioni, però ne alza il prezzo, il costo. È un acciaio ovviamente di alta qualità, quello con cui vengono realizzati tutti i Rolex, non solo questo. Questa è la cosa in particolare, secondo me, è questo nuovo movimento, il 3235 appunto, che tra l'altro non solo è certificato COSH, ma anche una ulteriore certificazione data da Rolex, che viene fatta, il controllo viene fatto a movimento incassato, su questo ultimo nuovo GMT. E un'ultima cosa, questo movimento ha una riserva di carica di 70 ore, quindi insomma, di più non so cos'altro dirvi, ritiralo. Questo invece è un Panerai automatico, crono, qui la richiesta mi pare fosse, questa è regata, 8.000 euro, 8.000 euro la richiesta, facciamo 7.900 per aiutare un po' a trovare un padrone. Questo cronografo Panerai della linea Luminor, tre contatori 40 mm, titanio acciaio. Questa è una serie limitata, e qui la richiesta è 9.900 euro, quadrante blu, contatori in contrasto, cronografo con movimento meccanico a ricarica automatica, fai vedere lo stato di conservazione. Che è davvero pregevole, davvero pregevole. 7.900 euro, anche qui si possono esaminare ritiri da eventualmente fare, e ritiramelo. Poi bellissimo, questo davvero è bello, col quadrante brown, il 126-300-301, Everose, acciaio oro rosa, 41 mm, 12750 il listino, trattativa riservata. Però anche qua non spaventatevi troppo, non ve lo do a listino, ve lo do a qualcosa di più, ma non proprio cifre enormi. Quindi secondo me puntateci su questo orologio, puntateci, perché vien via. Nuovo, è un 2021, scatto la garanzia ovviamente,
41 mm l'ho detto, questo bel quadrante, questa nuova linea di quadranti Brown, quadranti dove, che vengono realizzati a Saint-Bourges, se non sbaglio, no? Dove c'è il reparto gioielleria e realizzazione di quadranti. E la Rolex in questi ultimi anni ha dato vita a nuovissimi, particolarissimi, tra l'altro, quadranti che hanno contribuito a rendere ancora più iconici, più ancora più mito certi modelli. Poi certi modelli, anche a livello collezionistico, vengono scambiati a cifre enormi proprio per il quadrante particolare. Ricordo per esempio il quadrante Tiffany sul Super Oyster che abbiamo visto verde, no? Andate a cercarlo, con quadrante Tiffany. Questo vedete che è praticamente nuovo, scatola e garanzia ovviamente. E anche qui abbiamo il movimento che è il 32-35, stesse caratteristiche più o meno del 32-85 GMT, quindi 70 ore di riserva di carica anche in questo caso. Il bracciale è Jubilé con chiusura scomparsa, giramelo un po', fammi un po' vedere la chiusura, no, cassetto, col cassetto Easy Link, tra l'altro, che è la parte finale snodata per facilitarne così l'apertura. Ritiriamolo anche questo, Panerai, oddio che questo non mi ricordo il prezzo, va bene, ma questo comunque facciamo anche qui trattativa riservata, perché questo viene venduto leggermente più alto rispetto al listino, quindi chi conosce il listino, di riserva di carica 8 giorni, è Luminor Marina, è nuovo, questo c'è, qui c'è il scatola e garanzia, chiediamo qualcosa di più del listino. Se qualcuno è interessato mi scrive oppure mi telefona e glielo dico a quanto vi invia questo Panerai Luminor Marina, orologio particolarissimo, 8 giorni di riserva di carica, è un semiautomatico, diciamo, perché poi noi lo carichiamo una volta a settimana, quindi conservato le caratteristiche primarie del Luminor Marina, che sono appunto il carica manuale, però con un sistema di doppio bariletto che garantisce una ricarica di ben 8 giorni. Ritiriamolo, anche questo certificato Koshk, e questo è il Daytona, uno, non so se è il primo o secondo che presentiamo, perché questi sono orologi che davvero sono molto difficili trovare, ne hanno comunque venduti pochi, questi pochi poi sono nascosti nelle cassette di sicurezza, eccetera. Questo è il 126-500, nuovo Daytona, con lunetta ceramica acciaio, ovviamente scrivimi trattativa riservata, questo monta ancora il calibro 41-30, e beh, qui c'è questa nuova novità della lunetta ceramica, no? Questo disco Cerachrome, che è un brevetto Rolex, no? Che è una ceramica estremamente dura, resistente a corrosione, graffi, no? E fatta a base di ossido di zirconio, questa lunetta. E tra l'altro può sembrare una cosa banale, ma pensate che come lavorazione si prende l'ossido di zirconio mescolato a un pigmento colorato che può essere nero o blu, a secondo verde, no? Secondo come lo vogliamo. Poi c'è un polimero anche che è un fluidificante e viene iniettato in uno stampo dopo il riscaldamento. Poi si ottiene un pezzo di ceramica fragile, no? Che viene ulteriormente tornita e quindi poi viene cotta, passata in un forno per 50 ore, no? E viene eliminato il polimero. Poi c'è una seconda, pensate che lavorazione c'è dietro questa, la realizzazione di questo disco in ceramica, una seconda cottura per 35 ore a 1500 gradi, no? Per cui poi il pezzo ottiene determinate caratteristiche meccaniche, dimensioni e viene tornito e rifinito. E in ultimo, attenzione, si passa al processo di vaporizzazione, quindi il deposito PVD, che viene fatto con oro giallo o platino, in questo caso platino, no? Oro giallo viene fatto nei modelli in oro e acciaio oro, per l'applicazione degli indici, no? E poi vengono lucidati questi indici, livellati, no? Livellati, che devono avere uno spessore di 2 mm, 2 millesimi di millimetro, anche 2 mm, 2 millesimi di millimetro. Quindi, solo, guardate per la lavorazione cosa dobbiamo fare
per questo disco in ceramica, no? E abbiamo parlato del disco in ceramica, poi magari un'altra volta parleremo del quadrante, poi parleremo del bracciale, eccetera, eccetera. Fai vedere che è nuovo questo orologio, eh. Fai vedere che è nuovo, scatola di garanzia. Sapete che è declinato con due quadranti, uno nero e uno bianco, e questo è quello col quadrante nero. Devo dire il meno richiesto, eh. Quello col quadrante bianco è più richiesto, contrario a quello che succedeva con il vecchio Daytona, quello con la lunetta in acciaio, che era più gradito nero. Ritiriamolo. Poi, quanto tempo abbiamo ancora? Poca roba? Anzi, non abbiamo più tempo. Fa vedere, va, fammi un po' vedere se ci rimane qualche secondo. Ma sì, un minuto scarso, dai. Vi ricordo velocemente, allora, facciamo così, questi tre pezzi, facciamoli vedere tutti e tre insieme, no? Tanto per far vedere che ci sono. Poi c'era, vabbè, il cronografo Eberhard, quello bello, però questo se poi non viene venduto preferisco, quindi non lo passiamo. Questi sono ancora presenti, sono il Crono 4 nuovo, scatola garanzia, sono il Daytona 2006 116 508, e poi abbiamo il Deep Blue, Deep Blue, quindi il Cameron con quadrante blu nero, doppio tono di colore, anche questo un 2020, scatola garanzia, quindi insomma se siete interessati a questi pezzi, come sempre scrivete, fatevi sentire. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno seguito, vi diamo appuntamento come al solito alla prossima settimana. Una buona giornata da Marco, un saluto anche alla regia e alla nostra Saretta. Arrivederci alla prossima.